Bella Luca. Sì, arrivata, mo. La famo. Moses. Devrai. Scrigna Samoa. Ok. Barella Brozovic, ok. Eriksen. Hai visto, è andato al Manchester United Eriksen. Lukaku, Lautaro, sono al Chelsea. Perfetto. Eriksen, CC. Il panchinone. Stanno a rifondarli Padelli, Ranocchio e Esposito, Bilaghi, Andrea Gagliardini, Godin, Bastoni, Borca Valero, Vesino, Ambrosio, Young. Ok. C'è Sensi, non è meglio che De Borca Valero. Tattiche invariate, poi tiratori. Eriksen, tutto tranne rigori. Capitano Barella. Ma perché va al Monza? Sensi. Ranocchio a Pessina, avevo sentito, Sensi non lo sapevo. Eriksen. Indovina un po', Eriksen. Ultima cosa, appannavo. Giocatori in attacco, Godin, Skriniar e Lukaku. Il Condor, Gagliani. Ma non è più un condor, ormai è un passerotto, non è più un condor. Questa per l'Inter sembra la partita giusta per dare una svolta a sto inizio di campionato. Diciamo, sta in serie positiva. Interlocomotiv sulla carta è la partita più facile insieme al Wolverhampton. No, perso 1-0. No, sì, infatti serve solo a chiacchierare prima della partita, basta, non c'ha nessuna valenza, so chiacchiere. Lo so, ho visto, ci ho fatto caso, tutto è iniziato dal derby contro di me e da lì tutto è iniziato, sfacelo mio, 4 sconfitte di seguito, più tutte le schifezze, Coppa dei Lupi, Coppa dei Lupetti. Giusto l'Inghilterra ha dato un break alla caduta a picco. Sì, diciamo la stagione d'apertura, estiva. Stiamo ancora alla settima, però se riesce a dare, cioè se riesce a fare la terza vittoria di seguito, la classifica abbiamo una cosa un po' diversa.
Io tengo solo i cani, non tengo altri animali, sono questi qua che hanno sto cane, che oltre al cane hanno il coniglio. Gli faccio il prezzo, porco cane, 3 € al giorno per coniglio. Però poi alla fine la merda lo toglie. Ogni 3 giorni andano lì, un guanto, toglie la merda, porco cane. Mettegli le cose nuove, da mangiare, da bere. Non è tanto una mania da bere, quando li togli a merda. Ma poi sti animali, ma perché? Ma ti pare che un animale costa in gabbia? Sì, tutti che vanno a ferie. Messo radar, non te ne sei accorto? Trasparente. È poco invasivo. Ho visto, sì, ho visto. La palla va troppo veloce. È un difetto d'estate di camera. Succede quasi, cioè, abbastanza raramente, però succede. Culattone di terra qua, sempre pericoloso. Guarda come ha saltato, chi era? Screamer. Atletico, possente. Lukaku oggi. Troppo confinato lì.
Sì, capito. 4-2-2-2. Che secondo me è lo schema che il modulo si adatta meglio all'Inter. Oh, Lukaku, no. La tirata proprio brutta. Allora, trequartista di sinistra, Eriksen. Mai detto. Sanchez deve uscire, e Candreva. È andata via la chat. Hai scritto troppo. Allora, era Sanchez per Candreva, mi pare, giusto? Questo salario è 80, no? Ah, Lukaku SP. Giusto? Ma hai detto Lukaku, ho scritto, ho letto adesso, Lukaku SP, no? Ok. Amo. Quello serve. Lui dopo il derby aveva pareggiato, mi pare, poi hai vinto a Madrid con l'Atletico, però fra il derby e l'Atletico mi ha fatto un pareggio, vero? Passaggio lungo e contropiede.
È pareggiato, sì. Comunque in serie positiva. Io sono caduta libera, ho perso pure oggi con Real Madrid. Ah, pareggio con Liverpool. Sì. Ma la prossima c'è lo scontro salvezza col Borussia Dortmund. Dovrò lotta sicuramente, dovrò lotta con loro, col Manchester United e con qualche altro umano. Sì, mo ci stanno un sacco di incroci, ci stanno due partite fra di noi ogni giornata. Quindi alla fine sono tre partite, quattro partite. Guarda come sta a mezzo, guarda come crossano. Pallone perso a centrocampo. Si è perso, è buttato via proprio. Miraccio. Madonna, ma adesso si sono messi dopo il gol. Uno. Mettiamoci così, che è naturale. Bello, gol, fuori, che cazzo ha? Gol, fuori. Oh, ti giuro, mi è sembrato gol. Fuori, fuori. Praticamente ha preso il palo di sostegno e poi è andato a sbattere la parte dietro della rete. Infatti sì, poi ho visto il portiere sbroccato, però ho visto che manco il giocatore dell'Inter ha esultato, boh. Stanno a giocare troppo oggi questi giocatori, Marco Canestri, stanno esauriti. Guarda questo.
No. Oh sì. Skriniar, porca, questo perché c'è 5 su 5. È andato in pressing. Dai, guarda, non sono contento per l'Inter, però per te sono contento. Hanno fatto una cosa tipo... Mamma mia. Dai, bello. Dai, lo ricordi. Ogni tanto succedono queste cose. Meno male che ogni tanto succede pure a favore. Un buon punto. Specie per come è venuto. Non voglio dire che è ottimo perché la vittoria, no, ottimo la vittoria può essere. Però anche se è in casa è un buon punto, per questo tipo di campionato che stiamo a fare, ogni punto guadagnato in classifica è buono. Tanto fra i primi tre ci arriviamo, ho capito. Forse Simone, ma no, ma nemmeno Simone con Barcellona. Ah, illusione del gol. Ha piato il palo di sostegno e poi ha sbattuto dietro la porta. E questo è il disastro che hanno fatto loro. Bello. Non ti dà la percentuale, la devi calcolare da solo. Però ne hanno sbagliati tanti verso il finale, evidentemente. Passaggi intercettati 14-14. 81, o basso, 81 è basso. Significa che sbagli in passaggio su 5, penso. Più o meno. No, forse perché si è concentrato tutto nel finale. Vabbè, ti faccio vedere la classifica, poi diamo uno sguardo un'altra volta al calendario di domani. Napoli-Barcellona. Perché domani mancano praticamente mancano 2 partite per finire la settima giornata. Quindi si fa abbastanza subito. Ha ripreso Barcellona, però che deve giocare. Mamma mia. Programma. Sì, che disastro. Interverremo. Ormai questa Satemo fa così, però. Ho visto. Wolverhampton 7.
Allora, questi sono i risultati. Manchester City continua a spadroneggiare. Paris Saint-Germain ha beccato un casa. Quindi domattina c'è Davide Simone, Napoli-Barcellona e poi Dick Francesco, che spero mi manda abbastanza presto la formazione. Oggi io l'ho messaggiato, gli ho detto domattina mi manda la forma. È all'ottava giornata, che potremo continuare a giocare sempre domani. Inizio io con Milan Borussia, quindi Napolisci pure qua. Poi c'è Dick e qua ci potremo fermare. Qua ci potremo fermare. A meno che non riesci a giocare pomeriggio. E allora la sera ci stanno queste due belle partite, Barcellona Inter e Manchester United Napoli. Quindi tu contro Simone e però rimane sempre Francesco che deve mandare la formazione, insomma. Però vabbè, tu contro Simone. Dick domani prima di chiudere Dicola. Giovedì non ci sto io. Giovedì non ci sto io, l'ho detto, vado a Andria. Quindi giovedì è proprio sciopero del calcio. Da venerdì, ah, me l'avevi detto, sì, andai. Ah, in Croazia, bello. E, vabbè, ma devi al telefono là comunque. Basta mettere le formazioni. Poi comunque magari le dirette te le vedi dopo. L'importante è quello. Però sai che ti dico, Luca, lasciamela una formazione d'emergenza. Prima che parti questi 3 giorni, lasciamela una formazione d'emergenza, lasciamela. Magari pure con dei cambi. Mi dici se Fregno buffo e rosso, metti Fregno simpatico. Se Gennaro sta giù, metti quella, capito? Una cosa non proprio dettagliata, però. Non lo so, fra 3 giorni no, qua abbiamo finito, dovremo stare a fare la Coppa dei Lupi sicuramente. A meno che la salti, la Coppa dei Lupi, tanto. Un casco al mondo, poi se fai la Lega dei Leoni, no. Dovremmo fare la Coppa dei Lupi fra 3 giorni, perché qua se domani sera chiudiamo quasi l'ottava giornata, poi rimane una giornata sola e una giornata di qualificazione. Contando che non ci so, giovedì diciamo c'è la qualificazione, venerdì e la Coppa dei Lupi sabato. Sì. Dai, la salti. Salti sta Coppa dei Lupi. Per la Suprema sì, però poi comunque se dovevamo giocare il cazzo lo devo rompere. Mi lasci una formazione d'emergenza dell'Inter. Nel caso che cazzo ne so, addio al celibato, può succedere pure che andate a ballare, cioè insomma. Io intanto. Però falla dai, tanto c'è in qualche giorno ce l'hai per farla. Mo' lascio la forma a Davide, così la mattina se becca con Simone. Ah, sti cazzo di controllo. Mo' arrivo, Steve, mo' arrivo. Allora. Anfield Road. Bella Luca, buonanotte. Cioè, buon lavoro, dovresti fare. Allora Davide, questa è la forma tua.
Tata Simone non si sprega bene qua, quindi mi mandò a volo. Sta a lavorare tanto. Questa è la forma tua, Davide. Io vi saluto, buonanotte a Luca, buongiorno a Davide e chi mi sentirà.